Non era un cane grande, questo lo ricordo benissimo, era un cane piccolo, me lo ricordo perché abbiamo fatto scrivere sul cancello attenti al come, non attenti al cane. Troppo piccolo, abbiamo fatto scrivere attenti al come. I ladri vedevano il cane piccolo, la scritta attenti al come scavalcava il cancello, ma un'incudine li colpiva in testa, perché il cane con un gioco di carrucole e di pesi si era organizzato, quindi non era tanto attenti al cane, ma attenti a come il cane. Non era tanto la bestialità, era l'intelligenza dell'animale, che non era un cane da caccia, che non era un cane da tartufo, da punte, non era un cane da ciechi, non era un cane da guardia, lo definirei un cane da guarda, perché lui ti fissava e non faceva nient'altro. Quei pochi ladri che uscivano a rubare, rubavano il rubabile. E lui non si muoveva, non abbaiava, non mordeva, non scodinzolava, non faceva niente. Di solito uno dei due ladri tornava indietro e diceva: cos'hai? Da fissarmi sempre. L'altro ladro diceva: vieni via che sta arrivando la polizia. Ma perché mi guarda? E li arrestavano così regolarmente. Questa era la sua forza.